The Show. Anche quest'estate cerchiamo risposta alla solita domanda. Questa volta però siamo in Francia, quindi le francesi guardano in mezzo alle gambe degli uomini? Scopriamolo! E vous savez où è un negozio di articoli sanitari? Un shop of toilet. Toilette? Sì. La va toilette. Come... Oh, grazie. Devo cambiare l'acqua al pappagallo. Merci beaucoup. Okay. Cioè, più che il pappagallo, uno struzzo, viste? Dimensioni, fuffi. A me il mare fa proprio venire fame. Sì, sì, di brutto anche, guarda. Sì, no, no, le lumache, no, le lumache magari te le mangi tu. Io adesso proprio non ho assolutamente voglia. Sì, ora sto facendo una passeggiata in spiaggia. Sì, sì, tutto bene. Sì, sì, non è che... Ma no, in realtà sono venuto in macchina perché in aereo non mi facevano imbarcare il bidet. Che sai che qua negli hotel non ci sono i bidet, quindi me lo sono portato da casa, giustamente. Esatto. Amici di Instagram, sono qui in Francia. Fa un caldo che non avete idea. E tra l'altro, qua ci hanno rubato anche la Gioconda, ricordiamo. Sono in Costa Azzurra, in Francia. Sì, sì. Beh. Beh, i francesi sono un popolo orgoglioso, sono orgogliosi dei loro monumenti, la Tour Eiffel, però voglio dire, sono anche un po' invidiosi, noi abbiamo il Cupolone, la Cappella Sistina, cioè abbiamo un po' di monumenti anche noi di cui vantarci. Cioè. Ma sono in spiaggia, sì, sì, sono qua in Costa Azzurra, adesso devo mangiare, anzi devo chiedere dove, magari chiedo dove c'è un supermercato, non so. Pardonnez-moi, où è un supermercé? Pourquoi vous ridez? Pardonnez-moi. Un supermarché gross. Un gross. Sì, io sono grosso, sì, scusa, ho visto, mi fa piacere, avete notato, ma io cercavo un supermercato grande, molto fornito. Un supermarché gross. No, non posso spogliarmi in spiaggia. Qua vogliono che mi spogli in spiaggia. Stava con delle suonerie, materazzi gli è caduto. Che ha preso una testata gliela da. Zedin zedin zidan. Scusami, dove è le bidet? Le bidet? Vedi, qua non sanno cos'è proprio il bidet. Cioè, io gli ho provato a chiedergli, quindi. No, non lo so, vediamo cosa succede. Oh. Pardonnez-moi, una questione. Oui. Chi è? Materazzi? 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 Ah, tu sai, ok. One moment. E esto? Oui? Oui? Perché? No. Esto? Coupe du monde? Coupe du monde! Coupe du monde! La France! Sì, loro sì, oui, sappiamo cos'è il bidet, però non lo usiamo perché non è che bisogna lavarsi sempre dopo che si fa la... ma sono... è la base dell'igiene personale, davvero, cioè voglio dire... Sì, sì, ho comprato le baguette. Sì, adesso magari chiedo se... Adesso provo a chiedere, aspetta. Pardonnez-moi, où se vende la baguette? Je fais... Non... Por, sono italiano, non don't speak French, muy. E sta? No. No? No, ok. Merci. Sì, sì, no, niente, non c'è nulla. So che dire. Vabbè. Le ho messe in freezer però, per conservarle. Sì. Sì, le ho messe in freezer così si conservano meglio e poi magari le consumiamo stasera. Sai che qua in Francia sono ghiotte di baguette, no? Sì, magari, capito, no? Bravo, vedo che capisci. Perfetto. Va bene.
E niente, adesso sto facendo una passeggiata qua in spiaggia, sai, la Costa Azzurra è sempre fenomenale come location. Lascia un like, perché ormai parliamo francese, perché a 150.000 like uscirà il prossimo episodio di questa serie così culturalmente elevata. Citroën, Maxibon, Renault, volevo anche imparare un po' francese, no? Scriveteci nei commenti in che nazione ci vorreste vedere, appunto, in queste vesti, tra virgolette, e guardate le reazioni alle rivelazioni che appaiono qua. Questa era l'ultima candid di questa stagione di The Show, però vi consiglio di non disperare e guardare questo video fino all'ultimo secondo, perché c'è una sorpresina. Comunque ci vediamo a settembre con altre candid, altre interviste, insomma, con i nostri video, dai. Buona estate, buon agosto. Godetevela.